Ok ragazzi, in questo nuovo video vi parlerò di questa qui, RX200S, la nuova box di Wismec che rispetto alla RX200 implementa il display un po' più grande. Andiamola a vedere nel dettaglio. Ok ragazzi, la box a me mi è arrivata in questa scatolina qui, che di diverso rispetto alla RX200 e basta, cioè sarebbe la RX200 vecchia questa qui, ha la confezione con questo rivestimento diciamo in similpelle, però conserva le misure della scatola della RX200 piuttosto che diciamo la dimensione del packaging della DNA 200, però diciamo va a copiare un po' lo stile della scatola della DNA 200 con questa finta pelle, effetto pelle. All'interno qui, adesso io l'ho tolta perché già lo sto utilizzando, ci trovate la box, ci trovate questo pezzo di gomma piuma, istruzioni, questo qui che vi dice di stare attenti con le batterie perché sono pericolose, e istruzioni per l'uso della box. Al di sotto di questa scatola troviamo questo cavetto qui, di una plastica non troppo flessibile, ma comunque accettabile. Allora, andiamo a vedere la box nel dettaglio. Dunque, adesso ci levo l'atomizzatore e ve la faccio vedere nel dettaglio. Dunque, come potete vedere, già paragonata a quella vecchia, il display è palesemente più grande. Diciamo che arriva a ricopiare. Ecco, questo è il display della vecchia. Questo è il display della nuova, diciamo è molto molto più grande, diciamo che ha le dimensioni pressappoco di quello di una Evic Mini. Le finiture esterne, anche se vogliono sembrare quelle della DNA 200, diciamo che in qualche dettaglio differiscono. In cosa differisci? I colori sono gli stessi, ma le vernici qualitativamente io non credo che siano le stesse. Adesso qui in video no, io non so se voi riuscite a notare. Ma al tatto si sente, questa qui è come se avesse avuto una mano di finitura in più rispetto a questa qui che è più questa qui è più liscia, è più come se avesse avuto una mano di trasparente opaco, mentre questa qui è rimasta soltanto diciamo con il colore e basta. Però diciamo che comunque la differenza di prezzo tra questa qui che è la DNA 200 e questa qui che è la RX200S è grande, quindi ci sta anche che sia realizzata con magari un'attenzione in meno. Andiamo a vedere il tasto. Qui c'è un click che si sente rispetto alla DNA che praticamente non si sente. Praticamente il tasto è come questo qui della 200 normale, diciamo conserva lo stesso circuito, d'altronde non poteva cambiare altro. Al di sotto troviamo queste scritte qui, Redox 200, RX200S, Designed by Jaibeau, Manufactured by Wismec. E all'interno andiamo a guardare l'interno come è fatto. Bene, all'interno troviamo, idem come prima, troviamo questo pacco batterie di questa plastica, diciamo, turchese, ma che vuole sembrare quasi uguale, diciamo, a quella della DNA, ma non è uguale a quella della DNA, in quanto la DNA, come potete vedere, guardate, nella parte alta questo rimane più scoperto, questo qui, vedete, sui positivi c'è cioè queste accollature di plastica che qui non ci sono. Diciamo piccole differenze, ma diciamo ci sono delle differenze, anche se il design sembra palesemente voler andare a sfruttare il desiderio di avere una DNA 200, cioè come posso spiegare, tanta gente magari voleva la DNA 200, non aveva voglia di spendere tanto, loro cosa hanno fatto? Hanno creato questa box con gli stessi colori, la scatola che ci si somiglia molto, un display più grande rispetto alla precedente, cercando diciamo di accattivare un po' il mercato e cercare di vendere. Altra cosa che ho notato, questa qui ha avuto un aggiornamento a 250 watt. Questa qui, anche se il circuito è lo stesso
l'erogazione anche sembra uguale, almeno a me sembra uguale. Ancora non ha ricevuto l'aggiornamento. Io credo che sia, cioè questa qui ancora va a 200 watt, quella lì invece è stata aggiornata per andare a 250 watt. Adesso io credo che anche questa qui sia una strategia aziendale per cercare di vendere queste qui che ci sono ancora a magazzino quando avranno terminato, penso, le RX 200 normali. Provvederanno a lanciare un aggiornamento anche per questa qui in modo da per non creare troppa, cioè per far sì che quelle lì si continuino a vendere, secondo me. E cos'altro posso dire? Bene, allora la box, vabbè, c'ha cioè gli stessi, se la spegnete. Premete i tre tasti, vi legge i voltaggi delle tre batterie. Ecco, qualcuno mi ha segnalato che comunque, vedete, le leggeva con delle piccole differenze l'una dall'altra. Ma diciamo che le batterie nella realtà sono perfettamente bilanciate, solo che la box tende a leggerli con questi piccoli sballi di voltaggio, cosa che succedeva anche nella 200, che comunque non dovrebbe andare ad inficiarne il funzionamento. Ok, ragazzi, io direi di metterci comodi, tanto la box l'abbiamo vista, quello che c'era da vedere nel dettaglio l'abbiamo guardato. Io direi di metterci comodi, prova di svapo e chiacchierarci un po' sopra. Ok, ragazzi, prova di svapo. Dunque, la box esteticamente va a richiamare molto la DNA 200, ma diciamo che a livello di erogazione come circuito e come anche, mi sento di dire, durata delle batterie, dovrebbe essere pressappoco uguale alla RX 200. Se avete la RX 200, vale la pena passare a questa? Bene, a meno che non abbiate un grande desiderio di avere i colori della DNA 200 o di avere un display un attimino più grande, non ne vale la pena. Logicamente, se dovete acquistarla, compratevi questa piuttosto che la vecchia. Cos'altro aggiungere? È una box che comunque è economica e commerciale perché costa veramente pochissimo. È comunque una box da 200 watt che vi garantisce una buona autonomia. Anche se ho sentito che tra le prime qualcuna aveva dei problemi di consumo di batteria, cioè ho letto da qualche parte che qualche ragazzo ha avuto dei problemi di consumi eccessivi, cosa che a me non mi è mai successo con le Wismac. Comunque è un problema noto magari nelle prime che sono uscite, penso. Cos'altro posso aggiungere? Facciamoci una svapatina e vediamo un po'. Stabilizzatore comunque va sempre a bestia. Limitless è un mostro. Ragazzi, è una bella box economica, 200 watt. Penso che prossimamente, quando avranno finito le scorte di magazzino della RX 200 che veniva venduta fino a qualche mese fa, implementeranno aggiornamento a 250 watt, anche se io personalmente non l'ho fatto nemmeno sulla RX 200 l'aggiornamento a 250 watt, perché secondo me su tre batterie 250 watt non sono propriamente una cosa, diciamo, giusta. Cioè io penso che 200 watt siano il suo wattaggio ideale di esercizio, cioè il suo wattaggio massimo di esercizio. Non credo che sia il caso di andare anche a 250 watt, anche perché stiamo parlando di tre batterie. Se facciamo una botta di conti, possiamo andare a vedere che comunque stiamo chiedendo, se la facciamo andare a 250 watt, stiamo chiedendo oltre 80 80-85 watt a batteria. E quindi vi lascio immaginare che i 250 watt li avete per veramente molto poco, cioè diciamo si parla proprio di dei primi puff che riuscirete ad ottenere 250 watt. Dopo comincerà a dirvi weak battery, eccetera, eccetera. Quindi penso che è meglio tenersela a 200 watt e ce li fate dall'inizio della carica fino a quasi batteria scarica.
La box è carina, anche se hanno voluto ricopiare, diciamo, lo stile della DNA 200, le rifiniture non sono proprio identiche, cioè sulla DNA 200 si riconosce un po' di cura in più, cioè c'ha una mano di finitura opaca che la rende più difficilmente graffiabile, anche se si graffia comunque anche quella lì. E, al tatto la rende un po' diversa, questa qui è un po' più ruvida, quella lì è un po' più liscia. E il portabatterie c'ha quelle protezioni in più nella DNA che qui non ci sono, ma il colore hanno fatto uguale. Cos'altro si può dire? Questa qui presenta quell'incavatura classica che c'è sulla DNA, sul tasto meno della DNA c'è anche su questa qui, anche che non so che utilità possa avere quell'incavatura. Bene, è una box ultra economica, costa una 40-50 euro, non costa tanto, cioè se andiamo a fare dei paragoni con 50 euro non comprate una box di 200 watt come questa, cioè rapporto qualità-prezzo la RX, ragazzi, secondo me non si batte, parlando di qualità-prezzo. Logicamente se vogliamo andare in fascia molto alta, ci sono dei prodotti che comunque sono migliori come la TN200 che ha un circuito migliore, c'è un'erogazione più pulita, o come la SXQ che è un altro pianeta. Comunque con 50 euro quella lì non la comprate, questa qui la comprate e comunque fa il suo sporco lavoro. Adesso io ci sto svapando a 120 watt, la batteria, le ho messe cariche un'ora, cioè no, un'ora fa, tre quarti d'ora fa, ci ho fatto qualche svapatina così a 120 watt, stanno al 95%. Bene ragazzi, cosa vi devo dire? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Che a presto ci avrò la Boxer 160 watt, che sarebbe una box mod con due batterie 18650 che arriva fino a 160 watt e permette di scendere sotto 0,10 con le resistenze, almeno promette questa cosa. Nuggets, piccola box da 50 watt ultra compatta, Kaifun 5 e qualche altra cosetta che adesso in questo momento mi sfugge. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!